Oggi parliamo di Mavic mini e anche dei LUT, cosa sono, come funzionano, ma soprattutto come usarli nel concreto con i video del nostro piccolo drone DJI. Come al solito, un like per dimostrarmi il vostro affetto sarebbe davvero fantastico. Poi, se non siete iscritti, mi raccomando, iscrivetevi qua. Siete davvero benvenuti. Come prima cosa, e cerchiamo di farla breve, eh, lo so i che voi pensate ora. Sì, con lui farla breve è come andare di notte, e in effetti è vero, ma ci provo: 1, 2, 3, via! Allora, cosa sono esattamente loot? i I LOT sono una specie di color grading già pronto all'uso, sul quale non dobbiamo fare assolutamente. Nulla, eh, la scegliamo e la applichiamo alla nostra clip usando un semplice software di editing e bam, il gioco è fatto. Tutto qua. Io in questo video ve lo farò vedere con il semplicissimo software Filmora 9 che sto usando molto spesso ultimamente. Magari velocemente vi farò anche vedere come farlo, che ne so, con un altro software tipo Final Cut Pro X, ma i loot che vi presento saranno compatibili con tutti i maggiori software in commercio. Premiere, vincere solve eccetera. In questo video userò delle LUT precomposte realizzate e studiate eh, specificatamente per i video che escono direttamente dal Mavic Mini, create appunto da un fotografo, Vittorio, che saluto e che mi ha contattato dicendomi che aveva realizzato appunto delle specifiche LUT proprio per il Mavic Mini e intendeva farmele provare. Proveremo anche poi delle loot generiche che si trovano free su web e se vi interessano nei prossimi giorni le metterò nel mio canale Telegram per scaricarle ovviamente gratuitamente, trovate il link in descrizione. E dunque di loot a giro ce ne sono di moltissimi tipi: gratis, a pagamento, migliori, peggiori, c'è chi se li crea da solo, insomma, chi più ne ha più ne metta. Io li ho provati volentieri quelli di Vittorio, onestamente, perché sono studiati specificatamente per il piccolo Mavic Mini ed ero molto curioso. Il risultato mi ha soddisfatto e ve ne parlo volentieri. I loot di Vittorio sono a pagamento, ma hanno un costo, a mio avviso, accessibile. E lui mi ha concesso anche per i miei iscritti un piccolo codice sconto. Ma ve ne parlo, ovviamente, alla fine di questo video. Andiamo adesso ad applicare le nostre loot a delle immagini che ho realizzato con lui, con il Mavic Mini. Prima di partire dobbiamo però evidenziare che le loot che mi ha mandato Vittorio da provare e che trovate nel suo sito sono 7 e per ognuna di esse ci sono 3 varianti sul genere di ciascuna e dunque alla fine mi trovo 21 loot diverse applicabili sulle nostre clip. Ho poi altre 3 loot di distribuzione libera che uso ogni tanto e vedremo pure quelle. Dunque e mettiamoci all'opera e vediamo come funzionano e quello che possiamo fare eh, e ottenere usandole con i nostri software ottimo siamo all'interno del nostro software filmora 9 e andiamo a vedere come si applicano questi loot in modo semplicissimo veramente banale prendiamo una delle scene girate con il nostro Mavic mini la trasciniamo all'interno della timeline Eccola qui. Andiamo a selezionare questa scena in in vari punti, per esempio facciamo un po' magari 1 2 magari 3 e ci facciamo un po' di scene. A questo punto andiamo sulla prima scena, premiamo il tasto destro del mouse proprietà e ci troviamo, se vi arriva sul video, vi spostate sulla voce colore. E come vedete c'è qui una voce LUT 3D se andiamo a cliccare qua sopra mi fa vedere tutta una serie di LUT preesistenti che già Filmora 9 a e li vedremo anche questi a breve molto interessanti e poi ci sono eh, dei LUT che io ho caricato di Vittorio di cui vi ho parlato dei LUT che io ho caricato eh, free Andiamo a vederli per caricarli direttamente sul nostro all'interno del nostro Filmora È sufficiente andare su carica nuovo loot. Qui c'ho i loot-free e i loot Cinematic di ehm, Vittorio, doppio clic, andiamo a fargli un elenco, e vedete tutto l'elenco dei loot che mi ha dato Vittorio. Vado a scegliere Vivid, per esempio, ok, e lui mi va ad applicare sulla scena il vivid e vedete ha cambiato. Ok, andiamo a vedere. Vedete, guardate la differenza, cambia di fatto il colore. Se io torno sulla seconda scena, tasto destro, proprietà. Colore loot 3D. Vado a caricarmi un nuovo loot, prendiamo esempio travel mare. Ok, vedete, questo gli dà un effetto diverso. Siamo qua. Avete visto? Cambia totalmente andiamo ad applicarne un altro qua sopra di quelli che già ho, per esempio tramonto visto che siamo ok andiamo ad applicare un altro ancora, proprietà, mm. nessun loot Mavic Mini Black and White. Que questo è un loot che mi trasforma l'immagine realizzata con il Mini in un'immagine in bianco e nero, sempre di Vittorio. Vedete? Ha questo effetto bianco e nero. Posso ovviamente in un loot esistente cliccarci e mi fa vedere quello che è. Posso anche fare la stessa cosa con appunto, dei loot sempre applicabili, gratuiti, che ho già io importato vedete questo è un look molto molto forte particolare guardate cioè come vedete cambia totalmente cambia totalmente i colori e la scena per cui è possibile andare ad applicarli velocemente e a seconda della scena che abbiamo ci, ci rende un, eh, delle immagini molto molto diverse. Come vedete, vi dicevo prima, ne abbiamo diversi anche direttamente già eh, dei presetti già pronti su Filmora. Guardate, mi cambia Star Wars, cambia completamente Mission Impossible. Batman da così ritorna all'immagine normale molto semplice molto intuitivo dunque potete sbizzarrirvi e divertirvi completamente in modo stupido veramente stupido nell'applicare una color correction automatica velocemente in veramente un minuto esatto Velocissimamente possiamo fare la stessa cosa anche con Final Cut Pro X. Andiamo a Command B a separare le scene e andiamo ad applicare le LUT e facciamo semplicemente così, un po' più complesso, ma cambia poco. Andiamo qua negli effetti, andiamo a cercare Custom loot eccolo lo trasciniamo sulla scena eccolo qui andiamo a premere questo tasto qui e da qua andiamo a sceglierci le nostre loot io avevo già caricato volendo è possibile caricarne dei nuovi cliccando su questo e andando poi a scegliere andiamo a scegliere ovviamente il loot che ci serve per esempio questo open quello qui e lui ce lo applica alla scena vedete cambia posso andare qui andare ad applicare poi sempre lo stesso modo trascino l'effetto vado qui mi scelgo vivid e così via e, e anche per questo gioco è fatto eh. qui non ci sono di precomposti come filmora ottimo avete visto il quadro completo loot specifiche per il Mavic mini loot gratuite generiche montate su delle clip con il semplice filmora 9 ma come visto anche con Final Cut e, e come detto con tutti i software editing video più importanti potrete fare, potrete fare questa procedura con qualsiasi software editing di livello. Io credo che per molti che non hanno confidenza con la color correction o con la color grading questa soluzione sia ottimale per dare ai propri filmati un aspetto cinematografico che altrimenti non avrebbero. Onestamente sono davvero soddisfatto. Bravo Vittorio! Vi lascio il link sotto in descrizione se volete vederveli, guardare di cosa si tratta, a dei dettagli specifici o anche acquistarli. Come detto, potete anche ricevere uno sconto sul prodotto usando il codice che vi lascio qua sotto in descrizione con il link appunto al sito di Vittorio. Vi ricordo che nel canale Telegram sempre eh, link in descrizione, nei prossimi giorni vi passerò le tre loot free che avete visto in questo video. Dunque, ci vediamo alla prossima con contenuti interessanti, spero, da Vignet. Ciao dalla Toscana!